scritto al sindaco professoressa Nella Bermatti, segue i mandati, segue tutte le nostre attività con molta attenzione, a questa presenza ci onora. Grazie ai corsisti, a tutti gli amici e conoscenti e soprattutto un grazie enorme a padre Paolo D'Antonio, che molti di voi conoscono e che comunque tra poco si farà meglio conoscere con quello che dirà. Abbiamo preparato questo incontro nell'ambito del senso del partire, che vede una mia realizzazione dell'incontro tra e dialogo tra le religioni. Sabato scorso abbiamo avuto lo stesso un grande esponente del mondo della ricerca della pace, il professore Di Salvia, e oggi vediamo Paolo D'Antonio, gesuita, che ha fatto della sua vita veramente un'esperienza intensissima. Io personalmente non amo la fede che non costi nulla, e qui abbiamo una icona di cosa significhi portare avanti una fede in Dio, ma anche una fede nell'uomo. Lui, diciamo così, è un uomo della ricerca del dialogo, ma anche della prassi del dialogo, della pratica del dialogo, perché poi di teorie sul dialogo ce ne abbiamo fin troppe. Invece poi di realizzazioni vere e proprie non se ne vedono granché. Viene da un mondo lacerato, da quello della Siria, dove lui però da 30 anni già vive, portando avanti un'esperienza di unica chiamata, che è quella di un monastero da lui fondato, dove vede sia uomini e donne insieme, monaci e monache, musulmani e cristiani, rendere vivo quello che teoricamente si dice l'incontro su due mondi che sembrano impossibili da realizzare. Adesso questa sua esperienza, dopo che è stata esposta il 26 giugno del 2011, sì, 16 giugno del 2012, perché si è schierato naturalmente contro il massacro di Bashir al-Assad, che stava portando avanti ormai da troppo tempo, è stato espulso e però lui non ha continuato, cioè ha continuato la sua opera in giro per il mondo e attualmente sta nel Kurdistan iracheno, in una cittadina sulla Iraniana, fondando lui stesso un'altra realtà di dialogo. E poi lui è un monaco che ama camminare per il mondo, portando avanti ovunque si trovi questo sogno. Tutti i più grandi realizzatori sono stati dei grandi sognatori, no? Lui è uno di questi, e siamo onoratissimi di averlo qui. Io sono stata dietro per molti mesi, poi in concomitanza con il Centro Missionario Africano sono riuscita a portarlo qui a Fermo. Quello che ci racconterà il padre Paolo è soprattutto la tua esperienza, quello che sta vivendo, le lacerazioni di questo mondo, soprattutto i possibili spiragli, perché magari di analisi siamo, no, li sentiamo, sono abbastanza soggiornati, ma poi quello che invece manca è il secondo step, cioè va bene, il mondo è così, la comunità internazionale sembra non fare nulla, questo diuturno, no, massacro di innocenti. E cosa possiamo fare noi oltre la denuncia, no? L'ultimo suo libro, La rabbia e la luce, non tradotto ancora dal francese, diciamo così, grida questo desiderio di dover fare qualcosa e di non lasciare le cose così come sono. È necessario quindi avere un atteggiamento di ascolto, ma soprattutto di messa in moto. Noi ti ascoltiamo con tanta attenzione, puoi cominciare da dove vuoi. E se il signor sindaco deve andare via, se vuole dire due parole, deve intervenire quanto e come vuole. Io vorrei ringraziare il sindaco, poi lei risponderà se vuole. Voglio ringraziare il sindaco, la gente democratica italiana che
sente solidarietà, no? Credo che si senta meglio senza il trono in bomba, la voce è forte, e la gente democratica italiana sente il dovere, ma anche una passione civile che li spinge ad essere solidari con i democratici siriani. Non si può fare della Siria solo un'emergenza umanitaria. Certamente c'è un'immensa, crescente e ormai purtroppo duratura emergenza umanitaria. A questa occorre dare una risposta. Ma ciò che i siriani chiedono è una solidarietà di uomini e donne liberi, con uomini e donne che vogliono diventare liberi, con uomini e donne italiani che vogliono conservare e sviluppare la loro civiltà democratica, con uomini e donne siriani che vogliono avere accesso alla vita democratica. Questa solidarietà è rappresentata qui, direi, quasi in modo familiare, e a partire da una società civile. Questi legami si sono creati negli anni scorsi. La Fondazione Aloe si è interessata a noi a partire da cose relativamente piccole, no? Ma di grande significato, perché il reticolo delle solidarietà a livello della società civile, questa è la vera alternativa anche alla crisi. La crisi, che è crisi istituzionale e crisi economica, deve trovare una risposta, e questa risposta non può essere che quella di larghe solidarietà, forti dinamiche di scambio, perché producono anche dinamicità economica, e moltissima convinzione democratica, che poi significa responsabilità ambientale. E se questo non c'è, allora poi dopo succede qualcosa di estremamente grave, cioè ci si barrica dietro gli equilibri cascanti che comunque vanno a finire, e si decide per una inconfessabile decisione politica, che quindi viene praticata ma non confessata, viene mascherata nei media, non dichiarata, di restare col dittatore, di difendere, di promuovere, di armarlo e di salvaguardare. Ed è questa la decisione che in tanti modi, con tante, grazie a Dio, incoerenze, viene portata avanti oggi nella collettività mondiale. È un disastro che aumenta quell'infinito contenzioso tra mondo musulmano e, tra virgolette, resto del mondo. Mentre arrivavo per la piazza del popolo, c'era una signora con un passeggino, una signora musulmana, potrà essere di qualunque paese, di origine, potrà essere una italiana, una musulmana, e questa italiana, una signora elegante con i bambini, passeggino, era bene inserita in questo contesto cittadino. Dava l'impressione di una donna integrata in questo tessuto sociale. E la sua riconoscibilità religiosa non contrastava la vita comune in un cittadino dell'Italia democratica. Quando invece Dio non vuole, si radica l'islamofobia, la xenofobia, il rifiuto dell'altro, la deriva identitaria, la gelosia identitaria, magari sotto il nome della promozione del cristianesimo o del profetismo cristiano. Quando queste malattie si diffondono, cresce in misura altrettanto pesante il sentimento travolgente di essere abbandonati, esclusi, eliminati, disprezzati e oggetto almeno mentalmente di gelosia.
La reazione, ovviamente, stiamo parlando di campioni, ovviamente a livello statistico, diventa in un mondo globale il terrorismo globale. E anche gli eventi tristissimi di Boston stanno a dimostrare che o c'è una reazione proattiva di costituire un reticolo civile in grado di dissolvere le tossine di questa, di questi veleni, e ce la facciamo come società civile globale, oppure andiamo di male in peggio. Qui si cede sui cartelli della cocaina, qui si cede sui campi terroristici, qui si cede, eccetera, e la società si spappola. Quindi io saluto in lei la popolazione di questa città. Lei è un'eletta nel senso teologico, forse anche è stata eletta dai suoi concittadini, e io saluto in lei la democrazia di base. Ma penso che sia difficile intervenire dopo questa sua prefazione. Vorrei partire dalla mia esperienza siriana, un'esperienza che è stata molto bella. Devo dire che sono tornata alla Siria partendo dalle memorie di viaggio di un attore marocchino e visitandola ho ritrovato anche le sue descrizioni, i suoi ambienti, le sue città. Ci sono stata anche in periodo di Pasquale, per cui ho assistito ad una messa ortodossa a Damasco. Poi sono andata a visitare il monastero di Santa Tecla e lì ho trovato le donne sciite, gli sciiti che venerano Santa Tecla. Sono stata ricoverata dalla suora ortodossa perché in maniera inavvertita avevo cavallato le gambe, questo è stato considerato come un gesto non di rispetto in una chiesa. Però ho capito quanto sia importante questa convivenza, che deve essere una convivenza di rispetto, di condivisione. Proprio nel monastero di Santa Tecla l'ho vissuta in maniera diretta, perché ho trovato delle donne musulmane, ho trovato delle famiglie ortodosse, ho trovato delle famiglie cattoliche, il giorno di Pasqua, ed è quello al quale noi, tutti quanti noi, dovremmo tendere. E è assolutamente importante pensare a un impegno grande per questo paese. Non c'entra forse molto, ma nei miei viaggi non sono mai stata attratta dalle città, direi. Non ho visto mai dire in America, non mi interessa. Paesi arabi li conosco tutti, o quasi. E mi trovo di una grande ricchezza intellettuale e onestamente dovremmo fare impegnarci tanto. Ora l'impegno può essere a volte individuale, nascosto, vissuto, non è manifestato, in altri casi ci sono dei sistemi di regni, ma questi sistemi di regni dovrebbero essere più allargati, perché noi abbiamo delle responsabilità profonde nei confronti di un diritto alla democrazia, come si diceva, nei confronti dei bambini. Io leggevo che di recente sono stati anche armati, utilizzati proprio come bambini soldati, ma nei confronti di una comunità con la quale dovremmo forse condividere il pane, no, senza forse, dobbiamo. Io leggevo ieri mattina di questo fatto che è avvenuto in una cittadina di 100 km da Atene, dove si coltivano
diciamo, cioè, ci sono le più grandi coltivazioni di frate, ci sono dei pakistani che ci lavorano, tra sei mesi non venivano pagati e siccome qualcuno si è rifiutato li hanno presi e fucilati. Ed è una cosa terrificante, perché poi la condivisione con l'altro, l'altro non ci sottrae assolutamente nulla, l'altro ci arricchisce. Se partiamo dal presupposto che quello che io do all'altro è qualcosa che tolgo a me, non ci stiamo. Dobbiamo veramente pensarci e lavorare insieme. E abbiamo delle grandi responsabilità, alle quali responsabilità non possiamo assolutamente sottrarci. Insomma, questo deve essere un impegno e noi abbiamo una voce molto debole per certi versi di là il sistema di solidarietà. Di noi dovrebbero urlare e gridare queste cose. Grazie. Io la ringrazio e mi dispiace, guardi, io ho due impegni, uno di qua molto seriamente tra un po' al comune avrei voluto essere qui. Grazie di essere stata qui, grazie di gran cuore. Capacità di autocritica,
due anni di combattimento civile, l'impressione che tanti giornalisti ritengono virtù il non prendere posizione. Pensano che sia virtù mettersi da qualche parte in una neutralità che non sa cercare la verità, ma ha già rinunciato alla verità in partenza, in una specie di scetticismo sofista. I migliori giornalisti che pensano di essere i più corretti, meglio il giornalismo settario di quelli, che almeno nel giornalismo settario si può prendere posizione. Questi neutrali provocano una sfiducia generalizzata nella possibilità di prendere posizione in modo civile e responsabile. Quindi sono dei diseducatori della democrazia. Aggiungo il libro che in francese, La rabbia e la luce, di cui ho fatto riferimento, poi è abbastanza aggiornato, c'è quella sede di Ismaele, che il Gabrielli, editore, quindi di Verona, e poi un libro a cui io tengo molto, che è un libro nel quale il retroterra di riflessione, di meditazione, di dialogo con l'Islam e della Chiesa riguardo alla questione islamo-cristiana si svolge, ed è innamorato dell'Islam, credente in Gesù, presso la Yaka Bok, penso che possa essere utile in alcuni luoghi dove la questione islamo-cristiana è divenuta centrale, tra un pastorale e sociale, quello può essere servito per le discussioni anche in gruppo. Invece sull'esperienza di Margusa c'è un libro non più nuovo ma sicuramente utile delle edizioni Pauline della giornalista Guillaume de Montaggiù, ma solo non ricordo il cognome di questa qui, neanche il nome, basta ricordarsi il nome del monastero, Margusa edizioni Pauline, lo trova il vostro libraio, lo trova su qui. È il monastero di San Giovanni. Sì. Allora, questo è tanto. Proviamo a porre qualche questione. Perché la Siria è stata abbandonata? Perché le autorità del mondo hanno potuto sopportare di vedere un popolo inerme bombardato con missili balistici Scud? Quanto sono lunghi questi missili? Ma saranno 20 metri, sono degli anni da guerra enormi che portano una tonnellata di esplosivi, che distruggono un intero paese. In Siria sono stati utilizzati, quelli vengono invece poi gettati dagli aerei, sono delle bombe a, come dire, faraglienti, a soffio, a vuoto, producono un vuoto, diciamo, in una città più netta. Se c'è una soffia, si deve avere un nome anche in italiano. Le bombe a grappolo, che hanno un significato solo di uccisioni civili, sono un atto di sadismo di Stato. In Siria abbiamo le prigioni strapiene di gente. Ci sono adesso quanto si dice che sia? 150.000 prigionieri siriani. Noi adesso quanti siamo in questa stanza? 100 o
forse, in una scena così, in Siria ci stanno 300. Ed è una macchina infernale che è anche un'industria, perché poi naturalmente le famiglie cercano di ritrovare i loro, e di trovare un modo di tirarli fuori, oppure di allegare le loro sofferenze, e tutto questo si paga. Il numero uno, quando si dice sulla stampa, ormai la rivoluzione siriana non è più un processo rivoluzionario, è un fatto di ribellione terroristica, è un'operazione internazionale di destabilizzazione di una dittatura, ma in fondo secolare, laica, moderna, riformabile, e che sarà sostituita da una dittatura di terrore islamico. Questo è così ingiusto. Quando purtroppo anche un bispo dell'Italia, un bispo che ha servito la Siria e il Medio Oriente, io lo rispetto, per questo non lo nomino, ma la cosa è stata detta sulla stampa italiana, e un vescovo dimissionario, per fortuna, ma questo vescovo ha detto dei nostri giovani che hanno pagato il fatto solo. Di persona scioccata con il loro corpo, con il rischio di essere uccisi, con l'arresto, con la tortura, con il ritorno alle manifestazioni, sono stati chiamati mercenari. Questa è un insulto e una ingiustizia indegna di essere ripetuta. Il giovane Riaz Matar, un attivista di cultura musulmana secolare, aperta, democratica, e che portava fiori e acqua fresca ai militari perché si decidessero a proteggere invece che distruggere la popolazione siriana, è stato semplicemente ucciso dopo essere torturato. Un cantante, Ahmad, che cantava la canzone della rivoluzione, è stato restituito alla famiglia senza laringi. E via, via, via. No? Purtroppo, il famoso caricaturista, giusto? Ali Fazzati. È uno ormai a internet, la ragazza. Il signor Ali Fazzati, che è uno che fa le caricature, aveva un giornale un giornale con le caricature, un giornale satirico. Satirico, ma è un giornale satirico, è stato assalito dai mazzieri fascisti che hanno spaccato il naso. Quindi è difficile spiegarsi come mai i nostri giovani democratici, che hanno fatto una scelta di rivoluzione non violenta, sono stati quelli più ferocemente distrutti dalla violenza e dalla tortura di Stato, e quindi li ritroviamo dappertutto, li ritroviamo esuli in Italia, in Libano, in Egitto, in Francia, dappertutto. Dopo la seconda volta che si è arrestato, per rispetto verso la propria persona, devi fuggire. E invece le carceri sono state vuotate di criminali e di estremisti, perché ciò che si voleva era la polarizzazione del confronto per renderlo una guerra. Una rivoluzione, una guerra civile con schieramenti di tipo confessionale, e sapete che il regime siriano, per tutta una serie di storici, è solidale della catena di potere legata all'Iran e caratterizzata
da una partenza confessionale scelta. Ciò che si voleva era una guerra civile, una guerra incivile, una guerra mostruosa, che potesse spingere la collettività internazionale e la collettività nazionale a dire no, meglio Pascià, meglio il dittatore, meglio il dindini normale. Fatto un finale, quindi si accesse già il silenzio, quindi accomodato, si è posto più davanti. Ciao Franco, ti saluto il tuo amico Gianni, moltissimo, moltissimo. Ma questo ragazzo che mi chiama Bianca, sei segnato tu? Hai una testa che ti ha vieni, vieni, ci posso, te ne puoi andare quando vuoi. Qui siamo una assemblea di democratici. Neo-razziste, islamofobiche,
xenofobiche e siamo più forti del pessimismo antidemocratico, di chiusura su noi stessi, provinciale, campanilista, familista, che fa dire piccolo Ticello, lasciamo perdere. Una donna concreta che è tutta la vita che sei in un combattimento civile per aprire la testa dei con un affetto, dei tuoi studenti, che è l'altro, che è il mio piccolo futuro. Un piccolo futuro che poi finisce troppo presto sul batto della stupidità, della rotazione di senso. Quindi anche una città come Fermo, che può sembrare una piccola città, in una manca lontana in Italia, si giocano i destini del Mediterraneo, si gioca la nostra civiltà umana, e bisogna fare qualcosa. L'ho ripetuto in tutti i luoghi dove vado, io non vado a fare l'orso che balla. Sono venuto perché sono convinto che anche in un gruppetto piccolo si può cominciare qualcosa che cambia il mondo. Allora si dice, ma tu hai preso una posizione per la violenza. Sono state delle riunioni in quale la gente che era seduta mi ha accusato di essere il prete della violenza, di essere il cappellano militare dell'islamismo armato. Come è andata all'epoca della resistenza italiana contro il nazifascismo qui a Fermo? Cosa è successo? Chi me lo racconta? Quello d'Italia? Medaglia d'oro, c'è la resistenza. Allora io vorrei sapere, l'Italia nata dalla resistenza, oggi perché non è soldata con i resistenti siriani? Se la provincia di Fermo durante la seconda guerra mondiale fosse stata una provincia di pacifisti radicali, gandhiani assoluti, che pure Gandhi non sarebbe stato d'accordo, e che avessero semplicemente preso la via dell'esilio o la via del sotterrazzi in massa, la via del nascondersi, la via dell'arrabbiare nei boschi, senza combattere, senza difendersi, dichiarando illecita l'autodifesa per qualunque motivo religioso. Ci sono i nostri fratelli mennoniti, che sono un gruppo protestante evangelico, gente molto rispettabile e carina, che loro non toccano nulla, non c'è modo, e se ci assaltano, ci picchiano, ci uccidono, per cercare un progetto, a prescindere che esistono solo dove sono ben protetti da una buona polizia, un buon esercito e una nazione che funziona, perché altrove finirebbero semplicemente distrutti, a prescindere. Però hanno detto più rispetto, ma non è stata la scelta della nostra gente in queste aree. Allora, perché oggi, quando i siriani prendono le armi per difendersi, sono dichiarati terroristi? Io ve la butto là. E adesso parliamo da cittadini, parliamo da cristiani, parliamo da musulmani, parliamo da persone umane, parliamo di dibattito. Signora, c'è una sedia magnifica per te qui davanti. Venga bene. Per gli stessi, infatti Paolo ci vuole per gli stessi per arrivare bene. Venga bene. Sì. Guarda, mentre esiste una prima domanda, la faccio io, visto che c'è il microfono. No, però la domanda finale è sua. Chi sei? Sono Francesco.
vive una vita così, diciamo, con i mezzi di comunicazione normali, televisione, qualche giornale ogni tanto, si sa veramente poco. E poi anche la difficoltà di capire, perché avremo un po' una deformazione, non so, una precomprensione sbagliata, però a volte no, uno pensa dietro a civili siriani. Chi c'è, come si interpreta, cosa, capisce, no? Le domande che frenano un po' l'indignazione nasce da una ignoranza riguardo a, e anche un'ignoranza interpretativa, non solo un'ignoranza di conoscenza, ma anche dal punto di vista. Quindi l'occasione di questa sera è stata anche un'occasione per aprire una finestra, uno squarcio su questo mondo che poi abbiamo. Lei tocca, intanto grazie alla specialità. Lei tocca una questione di un'importanza radicale. I poteri occulti hanno capito benissimo che senza uso dei media di massa, senza manipolazione dell'informazione, non sono in grado di sviluppare, ampliare i loro interessi, che sono sempre politico-economici. Quindi è di assoluta ingenuità. Prego, signor Codice, quello di serie, come disse il Milano. Se qualcuno di quelli sta in fondo, venga avanti, se avete scoperto che dovete rimanere con un bel po', così che arriva tardi e trova la porta, trova una sedia vicino alla porta. Benvenuto, padre. Allora, la questione della vigilanza critica della popolazione democratica rispetto all'uso, maluso e manipolazione dei media, questa è una condizione essenziale all'esercizio della democrazia del paese. Sono nati gruppi di cosiddetta controinformazione al fine di reagire all'informazione, diciamo, ufficiale, che sarebbe sempre al servizio degli equilibri costituiti. Attenzione! Tra questi gruppi ve ne sono alcuni che in nome della controinformazione sono strumento di manipolazione. Il più grave riguardo alla questione siriana, il più pernicioso, si chiama Réseau Voltaire. Il Réseau Voltaire è stato fondato da un signore che si chiama Thierry Messon. Questo signore ha cominciato in Francia nella controinformazione anti-imperialista di sinistra. Ed è quello che scrisse quel libro per dire che l'11 settembre del 2001 l'attacco all'America è stato fatto dalla Cina con mezzi militari americani. Cioè entriamo nell'ambito del negazionismo ossessivo. Io per molto tempo mi sono chiesto come funzionasse questo negazionismo ossessivo sul piano culturale. Cioè, come può succedere che un universitario a un certo momento decida di cominciare a negare l'Olocausto, la Shoah? Come avviene? Attraverso quale metamorfosi intellettuale si arriva a riempire pagine e pagine di articoli pseudoscientifici pieni di note e di contronote per dire un'immensa bugia, per sostenere un'immensa bugia che serve a cosa? A chi? A sostenere un progetto politico specifico dietro il quale c'è un certo interesse più o meno cristallizzato. Il Réseau Voltaire, cacciato dall'Europa perché dichiarato perseguito come complottista, si è rifugiato a Beirut, da dove
sicuramente finanziato dai suoi clienti, ha difeso Gheddafi a morte. Gheddafi era già caduto, si vede che ancora era già stato pagato di due mesi, hanno continuato a difenderlo pure dopo. E poi sono stati subito ingaggiati da Bashar al-Assad. Ma la cosa sconvolgente è che hanno fatto una traversata del cielo simbolico, passando ma senza lasciarlo, hanno sono rimasti ancorati nel antiimperialismo di estrema sinistra, e hanno passato tutto il cielo e si sono legati con l'identità di estrema destra, si sono legati con i negazionisti della Shoah, con gli antifascisti, fascisti europei. E questi e quelli sono i grandi amici di Bashar al-Assad in Europa. Fanno le manifestazioni assieme, sono scesi per strada assieme, antiimperialisti di estrema sinistra e fascisti identitari con tradizionalisti cattolici di estrema destra, per difendere Bashar al-Assad, l'ultimo bastione contro l'islamismo politico, associato al capitalismo petrolifero, associato alla corazzata occidentale che si chiama Israele, associato al suo strumento di manipolazione che è la carne. Però poi dopo, quando un giovane democratico dice che voglio la democrazia del paese con i democratici del mondo, gli si dice sei un utile idiota. Quindi sei oggettivamente un nemico del fronte antiimperialista e quindi se vieni tratturato in una prigione di Stato prendi quello che meriti a causa della tua stupidità. Ti devi svegliare prima. È una risposta dolorosissima questa. Difficile da capire perché gente per bene come quella che è seduta qui dice ma padre Paolo sta a fare politica. Ma che dici? Perché poi dopo vengono impiegati vescovi, patriarchi, suore, laici impegnati per andare in giro a ripetere questo catechismo di Stato, questo catechismo di manipolazione politica. Il vescovo dice che i rivoluzionari sono tutti terroristi, quell'altro che è andato a Damasco per dire davanti alla stampa un patriarca, il sangue di un bambino vale tutta la democrazia di questo mondo. Ma si può dire un orrore serio, portando la croce elettorale ai liberi del mondo che hanno pagato del sangue proprio dei propri figli, quello che hanno pagato per cambiare un po' il mondo, sì, dalle logiche della potenza inossidabile. Ma come si fa? Quei vescovi patriarchi che vanno a dire noi siamo per il cambiamento democratico, ma con calma, non siamo per il cambiamento democratico, ma non bisogna fare la rivoluzione. Poi sotto al tavolo, tenetevi Bashar, che è meglio che c'è. Intanto saluto Riccardo che è venuto a accomodarsi qui in prima fila, Don Pietro Lanzi, prego. È una seduta è bella. Questo abbiamo invitato la sua eccellenza, Riccardo Panevano, cari della diocesi, Don Pietro Lanzi, grazie della tua presenza. Senti, padre Paolo, adesso mi veniva da pensare, no? Proprio per lavorare con analogie e differenze. Questo nuovo pontificato che si è aperto da poco ci lascia ben sperare sul fronte, diciamo così, delle periferie del mondo, no? Una volta, Papa Francesco ha detto, andiamo alle periferie. Sicuramente quando uno va nelle periferie non va armato di tanta buona volontà e soprattutto di un sogno, che le rivoluzioni si fanno insieme, non si fanno isolate, e c'è bisogno di alleanze, di costruire, e insomma. Tu come la pensi? È proprio io andare da un potere in modo da velocizzare qua anche. Se io fossi seduto mondo col padre Bergoglio,
Francesco gli direi: senta, ma con narcotraffico cosa facciamo? Con quelle strutture che hanno imperversato nell'America Latina, nella quale lei ha esercitato il munus pastorale, cosa si può fare? Con giovani che sono ostaggi, prigionieri, schiavi delle strutture dell'narcotraffico, usate e anche per finanziare la corruzione politica, grandi finanziatori della corruzione politica, cosa si può fare? Uno potrebbe dare una risposta, io l'aspetto da Papa Francesco, che comincerà a dare questa risposta. Una prima risposta l'ha data, ha detto sia ai politici che ai responsabili ecclesiali e religiosi: per favore, un po' più di coerenza. Basta con i discorsi giusti e la malaprassi con i comportamenti incoerenti. Io credo che questa sia una grande presa di posizione. Vedremo in seguito. Certo che se un Papa si mette a pestare forte sui grandi interessi economici clandestini, mafiosi, che sono in grado di fare e disfare governi, penso che se la vedrà brutta anche in casa. E quindi preghiamo per lui. Il Signore gli dia quello che occorre per il combattimento di ogni giorno, dove possa esercitare quella gradualità che consenta alla collettività globale di andare verso delle soluzioni concrete, non solo delle arrabbiature globali. Per quanto riguarda i nostri giovani, quelli del terrorismo, sono i nostri giovani. Sono giovani che appartengono alla vita, sono giovani che vanno recuperati. I bambini soldati, lo capiscono tutti, non si possono gasare, non si possono uccidere in massa perché sono drogati. Sono bambini, se tu vedi il soldato lo uccidi, ma se vedi il bambino te ne occupi, lo curi, lo carezzi, lo salvi. Noi, gli schiavi, la manovalanza delle mafie mondiali sono i nostri figli, bisogna occuparsi. Questo lo dico in memoria di padre Bascino. Altri input, altre domande, altre verificazioni? Anche domande semplici. Vorrei chiedere un suo giudizio su un'analisi che si fa, che forse è superficiale, ma no? Non parlo di anni, si parla delle primavere arabe, no? Partite da Tunisi, poi tutto ciò che è successo in vicino, no? E una certa analisi dice che la primavera arabe l'ha fatta un certo tipo di persone, di giovani, no? Che magari erano. Quale tipo? Io ho letto qualche articolo. No, un certo tipo di anni qua. Sì, ok. Giovani che magari tanto che conoscevano il mondo più occidentale anche tramite i network, cose di questo tipo, e quindi in qualche maniera poi però nel passare del tempo, questo un pochino in Egitto forse è successo, ma insomma volevo sapere, e poi altre forze hanno preso in mano, passare dalle forze laiche alle forze islamiche, per dire cose, questa analisi è corretta, non è corretta da un punto di vista privilegiato come può essere il suo? Allora, le cose stanno, per quello che lo so io, così. Più Islam, più democrazia, più Islam. Più democrazia, più Islam in una popolazione di grande, radicata, diffusa condizione musulmana.
Alcuni anni fa, quando si parlava di democrazia, accesso alla democrazia per gradi, per rivoluzione, per smontamento, per quello che volete, un ambasciatore italiano mi disse: padre, ma la smetta con questa democrazia. Sappia che finché questo Stato, rimane lo Stato degli assi, rimane secolare e laico, noi saremo con loro qualunque cosa facciano della loro popolazione. Almeno ho avuto il pudore di essere sinceri. La condizione statica che dopo l'epoca coloniale ha avuto un tempo di grande crescita, di forte modernizzazione di diversi modi, in fondo anche la carta di Bell'Aden è estremamente moderna, perché assomiglia ai grandi cartelli della mafia mondiale. Quindi ha saputo svilupparsi secondo uno dei moduli e dei modelli più moderni di convivenza in civile. Da questo punto di vista non è arcaica, è modernissima. Esiste per fortuna molto altro. Allora, queste sono società dove l'Islam è diffuso, profondo, esigente e dotato di una grande aspirazione politica, sociale, simbolica, proiettata sul futuro. Pensare di fare la democrazia contro l'Islam non è più democrazia. E come vuole fare la democrazia in Italia contro i cattolici? Non funziona. Bisogna fare la dittatura in Italia contro i gay. Insomma, per imporre i principi di una pretesa modernità in Italia contro i cattolici, bisogna fare un push e togliere la democrazia italiana. Lo stesso con i musulmani. O si fa la democrazia musulmana o non si fa la democrazia. È un po' inquietante questo che dice, però dal mio punto di vista è abbastanza inquietante. Io lo accetto. Allora adesso vedi, io ho messo 1, 2. Esiste nella nostra società musulmana araba. Ciao, come state? Che bello vederti. Allora, esiste una evoluzione di settori di questa società arabo-musulmana che va nel senso di una separazione tra spazio secolare e spazio religioso. È minoritaria questa, perché l'idea che lo spazio dello Stato sia spazio della sacralità condivisa è molto diffusa e radicata nel sentimento civile, politico, simbolico religioso musulmano. Cioè, la distinzione tra Stato e Chiesa, parlo musulmano, viene estranea, non fa parte della nostra cultura, anche perché non abbiamo una Chiesa costituita come potere parallelo, non esiste una gerarchia autonoma dal potere dello Stato. Sì che bisogna trovare una formula perché questi due poteri, libero Stato e libera Chiesa, possano convivere senza dividersi l'uno con l'altro. Per la società musulmana questo problema non si pone nello stesso modo, in un certo senso si pone in modo molto più simile a quello delle società protestanti. Ma lei non pensa che un aiuto sarebbe contribuire a sviluppare un tipo di democrazia? Perché questo che lei dice per me è inquietante. Io non capisco che possa essere inquietante, io sono venuto a inquietarlo. No, è inquietante perché quello che lei chiama la modernità, io ripeto, per me è una distinzione ineludibile della nostra tradizione, e cioè che lo spazio pubblico è uno spazio che non può essere occupato dalle ideologie religiose, qualunque questo sia, perché questo apre lo spazio all'intolleranza, alla violenza, e ma questo, se lei lo accorge, che cosa la trova
nel senso che fra le poche cose buone che la tradizione occidentale ha, io ci metterei indubbiamente questo. Allora, la questione è la questione che si chiede con l'altro tutte le mattine al caffè. Devi, hai il dovere di proteggere innanzitutto l'autodeterminazione dei siriani oppure proteggere il modello francese di modernità? E non sa scegliere, un giorno dice una cosa, un giorno dice l'altra. Un giorno dice che bisogna proteggere i siriani da Francia, bisogna proteggere la rivoluzione siriana, che bisogna dare i missili terra-aria ai rivoluzionari siriani perché smettano quelli del potere di distruggere sistematicamente la popolazione civile con i bombardamenti aerei. Il giorno dice no, è presto, c'è il pericolo dell'estremismo, pazienza, che li distruggano. Non ho detto questa seconda parte, la frase non la dice, ma è conseguente. Un giorno Kerry dice bisogna assolutamente proteggere i siriani, un giorno dopo terrorismo pericoloso, non sappiamo a chi dare le armi, si mangia, lo dice, ma è la conseguenza. Un giorno Shimon Peres dice a Parigi la situazione umanitaria siriana è del tutto insopportabile, bisogna chiedere alla Lega che posso fare una migliore, chiedere alla sì, non ti preoccupare, ci andiamo tutti, lo faccio tutte le volte. E un giorno Simon Peres chiede, già fatto, finito la crisi esotica, che si vada a proteggere i siriani e il giorno dopo un ufficiale del Mossad dice che la guerra civile tra sunniti e sciiti è la migliore scelta strategica possibile, perché così si elidono a vicenda. Allora, le cose buone vanno testimoniate come tale e diventano convincenti nella misura in cui, no, un popolo può guardare al suo popolo, vedere delle buone cose, convincersi e assumere. Poi c'è il suo modo di esprimere, il suo modo di esprimere. La democrazia nata in contesto cristiano sarà riespressa, ridetta, ripronunciata in un altro modo, in contesto musulmano. In questo senso bisogna essere relativisti, con tutto rispetto per il Papa Emerito, che ha fatto tanto contro la relatività culturale. Ero al forum di Marsiglia e la signora di origine araba, la signora ministro delle pari opportunità francese, è venuta all'amore, al pulpito, che fa, che mamma come va, e anche lì vedi che niente è ingenuo dal punto di vista linguistico, e al microfono ha detto: non possiamo cedere, siamo contro il relativismo culturale. Allora, quando la gerarchia cattolica dice siamo contro il relativismo culturale, vuol dire no al matrimonio per tutti. La signora ministro francese invoca lo stesso principio, no al relativismo culturale, in difesa dell'opposto. Io non rimango sorprendo. La risposta viene da un giovane democratico siriano che ha detto, guardate, un musulmano, ha detto, ci hanno abbandonato, ci lasciano macellare, perché non ci siamo ancora posti il problema del matrimonio per tutti. Cioè, se non siamo democratici secondo la loro forma, allora possiamo essere deformati nel nostro corpo dai torturatori, che non lo interessa più, perché non siamo più dei veri umani, siamo dei veri umani musulmani stranieri. Certo, questo calare nella situazione, il concetto di democrazia è sicuramente giusto. Non è giusto la violenza che questo comporta tante volte per il nome della democrazia, il nome dei principi. Ecco, ritornando un pochino così nell'esperienza anche di Margusa, voi come comunità avete vissuto
reagisce, come sopravvive soprattutto, qual è la situazione, come i paesi limitrofi si addestrino a venire le sofferenze dei profughi, e questa è la parte, diciamo così, più umanitaria, qui anche l'Occidente, con le sue organizzazioni che tante volte fa fronte. La cosa più difficile invece è quella che c'è appunto quello di porre le basi, di capire esattamente le dinamiche, di intervenire, insomma è più complessa la cosa. Sì, la cosa è complessa, ma le cose si possono cominciare anche in modo semplice. Se qui, volendo, alcune comunità civili siriane vogliono mobilitarsi per assistere i protetti, i siriani sul campo umanitario lo facciano, allora poi dopo lì incontreranno i siriani concreti e si faranno un'idea anche sul piano politico, poi non sarà più quella della manipolazione dell'informazione, ma sarà quella della convinzione civile costruita di tutti i personaggi. Io mi preso, non mi pare necessario che parlano una giovane partigiana che parte con i siriani dalle banche. Non succede, alcuni lo fanno, soprattutto quelli che hanno italiano, un passaporto italiano, che hanno una radice siriana o una appartenenza identitaria musulmana, volentieri sono disponibili, molti lo fanno sul piano umanitario, ma alcuni vanno anche volontari nelle file dei gruppi e armati, e alcuni diventano ostaggio dei gruppi estremisti, che poi un po' diventa pericoloso per noi qui, no? Quindi sono questioni difficili. Voglio fare un piccolo esempio. Sul fiume Oronte, verso la Turchia, ci sono due paesini, tre paesini, dove ci sono cristiani, e in uno di questi paesini, soprattutto in presenza armena, il sacerdote si è armato con quelli che si chiamano sciabbia, con le milizie di Stato, e si è schierato con lo Stato torturatore. È chiaro che quando poi l'esercito libero siriano si è confrontato militarmente con quel gruppo, e che quel gruppo è stato sconfitto, si parla subito di persecuzione di cristiani. Però, l'ho detto anche in un solo storico, ma è stata avanti, i cristiani non sono perseguitati in realtà, si sono armati contro la rivoluzione, sono degli armati contro la rivoluzione, non conta ancora il figlio. In un altro paese, lì vicino, una professoressa Mettini ha visto che sia quelli dell'esercito libero, sia quelli degli sciabbia e dell'esercito di Stato erano tutti i suoi studenti della scuola nella quale lei aveva insegnato tanti anni, o almeno molti di loro. Per cui ha cominciato ad invitare quelli dell'esercito siriano a prendere un caffè, li faceva incontrare con quelli dell'esercito libero, pigliavano armi in bagaglio e passavano di là. Tira. Quelli del regime erano circondati e alla fine, insomma, questi sono passati, quegli altri sono stati fatti passare e senza combattere la questione è stata risolta. Quando un giornalista le ha chiesto: ma lei signora come ha fatto a pensare questa cosa? Dice: ho sentito parlare Madre Paola alla televisione, mi sono detto qualcosa che fanno anch'io. Ma se la collettività internazionale fosse intervenuta in quel momento, beh, un paesino l'avremmo perso, ma l'altro l'avremmo guadagnato. Ma siccome la collettività internazionale non è intervenuta, in quell'area, che è un'area di grande confronto militare con il regime, sono intervenuti i più estremisti, quelli più vestiti di nero, che hanno dichiarato poi sulla stampa che hanno un collegamento con la carica. Non hanno ammazzato i cristiani, ma i cristiani se ne sono andati da soli. Mi sono spiegato. E quello a cui siamo stati condannati dall'inerzia e da
o democrazia collettiva globale o mafia per tutti, colorata di religioni, proselitismi, ideologismi, tutto quello. Sì, ci potresti anche dire qualcosa di più su come vive giornalmente questa popolazione che tu adesso hai chiesto, il tuo giro che hai fatto adesso ultimamente. Tu mi hai chiesto della comunità di Mancuso, io della comunità di Mancuso non parlo perché io sono un uomo pericoloso, non lo dico a nessuno, perché ho incontrato padre Paolo, che diciamo siete passivi di essere considerati nemici della mafia romana. Invece ci potresti dire come si vive giornalmente con questa situazione per quelli che sono rimasti nelle zone, perché so che a nord è violenta la nord della Siria, è più violenta la. No, violenta per tutto, la situazione rivoluzionaria ormai copre tutta la Siria. Nel sud e nel nord l'esercito libero si è potuto con protezione turca indiretta costituire in un modo dove c'è una continuità territoriale. Io vivo con i curdi, in Kurdistan, poi attraversato con l'età di Siria dal Tigri e poi ho proseguito fino a dove ci sono stati conflitti tra arabi e curdi, arabi dell'esercito libero e curdi anti-Bashar o pro-Bashar, e c'è stato poi un negoziato di un accordo sul terreno. Io sono stato ospite di tutti, sono passato dalla protezione dei terroristi curdi alla protezione dei terroristi musulmani arabi e con loro ho visitato tutto quel settore della Siria e abbiamo fatto una trasmissione televisiva con per titolo La mano tesa per la riconciliazione. Quindi, la rivoluzione siriana lavora, ieri ero a Istanbul per la Commissione Nazionale di Riconciliazione. Cioè, la rivoluzione si pone da adesso, perché dopo sarebbe troppo tardi, la questione di come superare il rischio di vendette generalizzate. Noi non vogliamo essere una rivoluzione che fa un genocidio, quindi vogliamo da adesso porci questo, ma se non saremo aiutati non si farà. Sono stato sul terreno con gli uomini di terreno, con quelli che sono stati che hanno perso i fratelli al fronte, con i quali siamo andati a proporre ai curdi e ai sciiti un modus per negoziare, per uscire dalla logica della violenza comunitaria. Il soggetto riconciliatore più idoneo tu vedi in questo momento tra paesi, tra gruppi, tra personalità? Guarda, voglio essere molto franco, nel giugno del 2011 ho scritto alla diplomazia della Santa Sede del Vaticano, ho detto guardate, giugno 2011, fate il calcolo quanti mesi dopo, e dissi guardate che non mi fate imbrogliare da questi e quelli, la guerra civile è già cominciata sul terreno e stritolerà la comunità cristiana locale, si troverà tra due fuochi, o fate subito qualcosa perché la Siria sia traghettata verso la democrazia senza sangue, chiedendo ai brasiliani, agli indiani, mettete allo stesso tavolo Teheran e Jeddah, mettete allo stesso tavolo Mosca e Washington, fate qualche cosa o rassegnatevi a perdere la cristianità. Se non fate niente, perdete una chiesa. Mentre i pastori, tra virgolette, in quello stesso momento dicevo no, non bisogna fare niente perché Bashar ce la fa, vince. A quell'epoca era il ritornello, si diceva in arabo Khonset, che vuol dire è finita. Cioè, il regime diffondeva una sicurezza per cui i giovani cristiani dei quartieri di Sayyid al-Rasco venivano finanziati dal governo a fare feste da ballo tutte le notti d'estate.
fate? Per dire che stavano benissimo felici nel più bel paese del mondo. E quel cretino di padre Paolo scrive nel cominciare a ragionare con i soldati adesso. O poi non piangete sul latte del sangue. Ho riscritto in dicembre dicendo il latte del sangue, niente latte di mio colpo. Vi siete giocati una cristianità come quella irachena. Adesso vedete che potete fare sui resti. Il fatto è ormai reliquiale. Siamo a livello di reliquia. Per cui io poi mi sono disinteressato della questione e ho lavorato bretta su la giustizia per tutti. La comunità senza si salva come si può. Il fatto che a Cagliari, nel monastero, ci sono 350 profughi cristiani musulmani è significativo. Ecco, si va bene, andiamo a guardare qua. Di chi sei? Presidente che ci vuole conquistare, noi gliela diciamo chiara.
dipartimentale sono stati identificati, sono stati arrestati, sono stati torturati ed alcuni di loro non hanno ancora fatto ritorno alle proprie famiglie. Alcuni sono tornati morti e questo accadeva nel 2000, nel marzo del 2015. Sono passati oltre 2 anni, quindi noi sull'onda di questa vicenda dei bambini di Dara è stato rotto appunto il tabù di scendere in piazza perché i familiari non ci sono stati a stare zitti. Sono scesi in piazza a manifestare e per tutta risposta il regime ha aperto il fuoco su di loro. Erano manifestanti inermi, erano genitori feriti perché gli hanno ucciso i figli, li hanno sequestrati, arrestati. E da lì tutta la Siria è scesa in piazza. Iniziata dal sud, da Homs, da Dara, dalle città più del meridione, poi è fermato piano piano tutta la Siria. Io vi dico un altro dato, ieri sera in Siria ci sono stati almeno 223 morti. Chi di voi ha sentito questa notizia ai telegiornali? Nessuno. Perché? Perché le ragioni sono due. Primo, è come l'Iraq, come l'Afghanistan, come la Somalia, ci siamo sopraffatti alla notizia della morte. Ormai che ci sia in Siria un morto, 200 morti, non fa più notizia. Non scandalizza più le nostre armi. Non siamo più umani, perché 223 morti dovremmo piangere tutti quanti, ma non, cade nell'indifferenza più totale. Cade nell'indifferenza più totale. Chi di voi ha sentito il nome del bambino Yusuf Omar? Nessuno. E invece chi di voi ha visto, anche sui giornali che ci sono dalla parrucchiera o nelle palestre, la foto del bambino assoltato di 8 anni con la sigaretta e il Kalashnikov in bocca? Scusate, con la sigaretta in bocca e il Kalashnikov in braccio. Quella ha fatto il giro anche dei giornali come, insomma, queste riviste un po' più leggere. Perché la scelta di questa diversità? Chi è Yusuf Omar? Perché non ne parla? Perché se io giornalista pubblico la foto di un bambino di 8 anni con una sigaretta in bocca, un Kalashnikov che pesa più di lui, che cosa sto trasmettendo di quello che accade in Siria? Ci sono i terroristi che strumentalizzano i bambini e quindi lasciamoli pure morire questi siriani, non ce ne frega niente. Se io invece racconto la storia di Yusuf Omar, che è un bambino di 11 anni che è rimasto orfano perché il regime gli ha ucciso i genitori e per non stare da solo, lui viveva, parlo al passato, attenzione, viveva vicino all'ospedale da campo di Aleppo. L'ospedale da campo significa che siccome quasi tutti gli ospedali sono stati bombardati, i medici, gli infermieri, i volontari hanno organizzato, hanno dipinto delle stanze, delle sale operatorie nei garage, nelle cantine, nelle stanze delle proprie case, nelle scuole. Quindi questo bambino viveva appunto vicino a questo ospedale da campo e i medici di questo ospedale da campo l'hanno, diciamo così, adottato. Quindi viene con noi e ti tiriamo su. Viene con noi e ti facciamo compagnia. Però questo bambino era adottato di qualcosa di estremamente grande, di estremamente generoso, quindi andava tutti i giorni a fare visita ai malati di questo ospedale. Lui, orfano, 11 anni, andava e gli teneva la mano, gli raccontava le cose, insomma, gli dava il coraggio, no? Gli dava la speranza, perché c'erano bambini, ci sono donne, ci sono anziani. Poi rendetevi conto cosa vuol dire ospedale da campo, significa che non ci sono condizioni sanitarie, non ci sono strumenti, non ci sono medicinali, che i medici lavorano gratis, ma hanno dei tubi interminabili. Fatto sta che i cecchini che sono accostati in tutta Aleppo, ma come in tutte le città della Siria, i cecchini hanno individuato questo bambino che andava e veniva e una metà di 7 giorni fa Yusuf Omar l'hanno aspettato, insomma, all'uscita di questo ospedale da campo e l'hanno ucciso. Ecco, io ho scritto come giornalista della sua storia. Dove l'hai pubblicato? Io gestisco allora un blog che si chiama Diario di Siria. E per italiano proprio perché mi sono resa conto che l'informazione in Italia sulla Siria o riporta il comunicato dell'agenzia SANA, che tutto è quando è SANA perché è l'agenzia del regime, quindi quando c'è l'attentato misterioso, queste famose autobombe a Damasco, in realtà si è scoperto che è il regime stesso che le fa e che all'interno di queste auto che esplodono mettono dei cadaveri già decomposti, cioè persone che il regime ha ucciso, ha lasciato nelle carceri, le carica questi corpi sulle auto e poi fa saltare in aria le auto dicendo questi qui sono i ribelli. Quindi ci sono delle verità sulla Siria che neanche il massacro di Hama ancora è stato fatto alla luce. Il massacro di Hama parliamo dell'82, nessuno ancora sa di preciso il numero dei morti, ma si parla di almeno 20.000 persone uccise, trovate nelle fosse comuni. Quindi la situazione siriana è veramente gravissima. Io voglio ricordare una cosa, sento in voi, sento negli italiani, una paura
parte degli italiani di dire, però se domani insomma andrete noi musulmani al governo, non lo so quanto insomma staremo bene. Io voglio dire una cosa, ma diciamo tutti insieme, ma Assad è venuto prima di Gesù e di Muhammad? O queste religioni convivono da millenni e millenni prima che arrivasse questo criminale? Quindi non è a lui che dobbiamo la convivenza dei cristiani e dei musulmani, perché era un dato insito nella natura di questi popoli, di questo popolo, un popolo unico. I meccanismi raccontavano che non c'era differenza tra cristiano e musulmano, era quasi... perché? Come se io andasse a chiedere, come se io vado a chiedere al mio vicino di casa quanto guadagna, cioè sono affari suoi, perché devo chiedere di che religione è? C'era una convivenza proprio naturale, anche perché ricordiamo che il cristianesimo lì è nato, non è come l'Islam di lì il cristianesimo è nato, cioè lì le chiese sono nate prima delle moschee. Quindi la convivenza è qualcosa di fortemente stretto, e quello che ha detto adesso Padre Dall'Olio è qualcosa di gravissimo, perché adesso invece le persone sono esasperate, gli animi sono esasperati, la gente si sente abbandonata, anche noi ci scrivono, ci dicono parlate tanto bene voi che siete lì, che godete della di questa democrazia, godete della libertà, però laggiù in Italia si rendono conto di cosa accade, qualcuno gliene frega qualcosa dei nostri figli? Tante volte noi diciamo sì, guardate, abbiamo fondato questa istituzione, stiamo portando aiuti umanitari, però mi rendo conto che di fronte alla sofferenza di un popolo di 23 milioni di persone, perché cosa può fare una situazione? Cosa possono fare certe associazioni? Lì serve la mobilitazione del mondo. Io sono un po' lunga, però scusate, ma c'è qualcosa dentro di me, penso, spero di poter dare un valore aggiunto insomma, a questo incontro. Voi mi direte, ma perché questa qui si presenta con la bandiera dell'indipendenza siriana? Questa bandiera non è sull'Atlante della Serie, ma guardi all'Atlante non c'è questa bandiera, c'è quella striscia rossa. Io mi presento con la bandiera dell'indipendenza della Siria, che è la bandiera che i siriani, che il popolo siriano ha scelto per dire no ad Assad. Non perché sono esaltate e voglio far capire a tutti che sono siriana, per cui uso i braccialetti. Ma io porto la bandiera spesso, porto la sciarpa, perché io sento sulle mie spalle, sul mio cuore, sulla mia coscienza, il peso di oltre 100.000 morti in 2 anni. 100.000 morti in 2 anni, per non parlare delle persone scomparse. E qui parlo che può confermare. Quando una persona scompare in Siria, entra nelle carceri siriane, all'80% significa che una persona è morta. Questi sono dati di fatto, dati di realtà. Quindi io non mi preoccupo tanto di cosa ci sarà dopo Assad, io mi preoccupo di come sta oggi la gente, io mi preoccupo che non muoiano bambini. Lo sapete che almeno 5.000 bambini sono morti negli ultimi 2 anni in Siria? Almeno 5.000? Lo sapete quante donne siriane sono state stuprate? Perché anche lo stupro è stato usato come arma, come crimine di guerra? Nessuno ne parla, perché tanto non deve fare notizia. I siriani, meglio morti piuttosto che musulmani, meglio morti piuttosto che Bin Laden. Ma se noi in Siria non abbiamo mai avuto neanche la scuola salafita, per dire, la scuola più radicale insomma dell'Islam, ma siamo sempre stati aperti, perché ci devono affibbiare qualcosa che non ci appartiene? Cioè i primi a temere un Islam radicale, un Islam di chiusura, siamo noi stessi musulmani. Io sono una donna. Pensate che accetterei dopo il regime di Assad che venga qui in compagnia e mi dica tu non puoi fare questo, non puoi fare quello e io decido per te la tua religione? Questo la gente magari non ha mai provato a mettersi nei nostri panni e dire che forse tutto sommato anche loro fanno questo interno. Chiudo con un altro punto fondamentale, tornando alla foto di quel bambino con la sigaretta in bocca e Kalashnikov, la dicitura diceva: questo bambino vuole vendicare i suoi genitori uccisi dalle truppe di Assad ed erano entrambi ribelli. Allora, la parola ribelli è un'accezione negativa, perché ribelli significa che noi ci immaginiamo un ribelle come uno scapestrato, probabilmente armato, che va a fare atti di vandalismo, ma in questo momento anch'io sono una ribelle contro il regime, anche Padre Dall'Olio è un ribelle contro il regime, eppure nessuno dei due è armato. L'unica arma che conosciamo noi è questa. Io la penna perché sono una giornalista, lui il cuore e la parola perché è un uomo di religione, un uomo di fede. Quando continuano ad attaccarci a questa etichetta, i ribelli siriani, noi non siamo dei ribelli, noi ci opponiamo al regime. Noi siamo persone che credono nella democrazia, credono, ma noi ci crediamo per niente. Stiamo lottando per questo e il mondo sembra che non se ne accorga. Il mondo si preoccupa se noi siamo domani un piccolo panino, Bin Laden verrà lì a comandare.
oggi ha detto facciamo qualcosa di concreto. L'altro giorno per Gonzaghi parlavo con una mia amica della Bosnia, chiudo qua, mi chiedo scusa se ho preso tanto tempo, ma sapete, io vengo da Ancona, voi sapete qui le Marche sono state una terra di accoglienza dei profughi bosniaci, li abbiamo avuti qua in tutta la regione e io ero adolescente quando arrivavano loro, quindi per me questa ondata di tristezza, di dolore che si portavano è rimasta come una ferita aperta e mi scriveva un'amica che è stata profuga a Cervia, in provincia di Ancona, che poi è tornata un po' dopo qualche anno, mi diceva tutto mi sarei immaginata nella vita tranne che scrivere a te per consolarti di come sta adesso il tuo popolo. E mi fa guarda consolati, l'assedio di Sarajevo è durato 4 anni. Ve lo ricordate? Anche questo è stato forse un po' rimosso. 4 anni è durato l'assedio di Sarajevo. Mi fa voi siete a metà dell'opera perché siete al secondo anno. Chissà quanti ancora ne dovranno avanzare, ma fidati che prima o poi finisce. E lo diceva in senso di rabbia perché loro che l'hanno trovato sulla loro pelle sanno quanto vuol dire. Io mi scuso solo per questa parentesi, ma mi sentivo in dovere, insomma, proprio perché l'incontro parlava di dialogo, anche farvi sentire la mia campana, tra virgolette. Io sono, vedete, io sono musulmana, io cristiano, ma che differenza c'è quando parliamo? Stiamo parlando delle stesse cose, della vita umana, dei bambini, dei diritti, del futuro, perché il futuro si costruisce qui, col presente. Se noi intanto non garantiamo la vita al popolo siriano, non ci pensiamo al futuro, se sarà bianco, se sarà rosso. Anche la difficoltà della democrazia, perché la democrazia non è facile. 5 fumate bianche per un presidente della Repubblica, anche questa è democrazia. Nero, scusate. Anche questa è democrazia. Cioè, la democrazia non è un vestito perfetto fatto su misura per cui ognuno si mette il suo. La democrazia è un processo che si costruisce. Noi vogliamo che il mondo ci aiuti a costruire il nostro vestito su misura. Sarà la democrazia che parlerà, sarà la democrazia con la maggioranza musulmana, ma se la democrazia vuol dire che parte da una base. Grazie. Sì, un altro giro piccolo di domande dietro questa bella testimonianza di Ismael. No, anche ci ha ricordato che la prima vittima nelle guerre è sempre la verità, è sempre la prima vittima delle guerre. Se c'è qualche altra domanda ancora? Buonasera a tutti, io mia Luca e volevo rispondere a Maria. Penso che noi italiani siamo un paese democratico ma apparentemente libero e pertanto non abbiamo persone come lo siete voi che si riuniscono e cercano di costituire queste riunioni per opporsi a questo sistema che non ci dà posto di lavoro, che praticamente ci gestisce in modo sbagliato. E quindi come accorgersi di questi problemi se siamo dei sacchi vuoti riempiti dalla società? Questo non ci accorgiamo perché non vogliamo accorgerci. Perché abbiamo paura. Grazie. Ora accoglie il mio intervento. Certo, l'idea della convivenza, no? Pacifica, e ce ne sono tanti esempi anche nella nostra storia. Anche nella pratica quotidiana, perché tante volte ci lasciamo demolire, demotivare e perdiamo la speranza proprio perché, diciamo così, non facciamo leva sul potere che ciascuno di noi ha, anzitutto nella propria famiglia, nel proprio entourage, nei posti di lavoro, dove le differenze, no, sono a portata di mano, di gomito. E se ciascuno di noi comincia, no, a portare avanti questo che non è uno sforzo, ma è che è la naturalità delle cose, che ognuno ha bisogno dell'altro, che siamo interdipendenti, che non possiamo vivere come delle monadi, no? E secondo me già, no, un'alba nuova comincia a sorgere piano piano, perché poi questo si può diffondere.
qualcosa? Il silenzio lo fa, possiamo meditare un attimo a vedere che cosa sorge. Noi abbiamo fatto anche un giorno di preghiera di digiuno della sera prima di Natale nella cripta di un uomo di fermo. È peccato che non c'è il tuo indirizzo, se no da per evitare. Fare, cioè che dobbiamo fare, anche perché
siamo capi di Stato, non siamo, non abbiamo alcuna autorità se parliamo in termini di agire in questa direzione. E certo, quello che diceva Moretta dell'agire nel nostro quotidiano ovviamente fa anche la parte del nostro essere cristiano, però per quanto riguarda quello che accade in Siria veramente mi sento impotente. Sicuramente, come diceva anche Luca, saremo sfatti, come sottolineavate voi. Da qui al passo successivo, sono sincera, mi sento distante, non saprei da dove cominciare. Prima che parlasse Paolo volevo dire più o meno una cosa analoga, aspettare una suggestione, ma d'altra parte Asma, parlando del suo blog, credo che ci abbia già dato un'indicazione. Da una parte uno va a leggere quello che c'è, dall'altra parte dobbiamo essere noi richiedenti di informazione, nel senso siamo noi che dobbiamo sollecitare un'informazione laddove questa non ci può arrivare, voglio dire, che sia Asma, che siano i grandi giornali. Io sono stato testimone, ho fatto il giornalista anch'io, ho raccontato delle cose non belle, ho raccontato il massacro in Ruanda nel 94, cose di questo genere. E la stessa cosa succedeva allora, voglio dire, riconosco, mi dite adesso cito un caso personale, poi ho incontrato Paolo in Siria anni dopo. Cioè è importante costringerci a pensare a qualcosa di diverso, di altro, da quello a cui siamo abituati a pensare. I mezzi ci sono, esiste la rete è stata citata più volte qui, voglio dire, è importante la suggestione di Paolo, mi sembra l'inizio di qualcosa, la suggestione di Ombretta lo stesso. Per cui da lì credo che si possa partire. L'importante è muoversi, è vero che il signore prima parlava di una crisi nella quale stiamo vivendo tutti, sappiamo anche che crisi è crescita, voglio dire, è importante usare della crisi per darsi nuove forze, nuove risorse, un nuovo modo di pensare, diverso da quello che è stato citato qui come non hai pensato di pensiero unico ma di società unica, di unico modo di sviluppo possibile che sia solo fatto di denaro, se vogliamo usare questo termine. Tutto qui. Grazie. Sui
internet trovate, se volete dare un'occhiata, a Chissà l'Inglese, un'associazione che si trova a che si chiama Relief and Reconciliation Co., quindi cura, sì, insomma, assistenza e riconciliazione for Syria. Relief and Reconciliation for Syria, e che è una fondazione, una nuova organizzazione europea, soprattutto con il focus è uscire dalla violenza. Non è un indifferentismo, diciamo, sul piano politico, è solidarietà democratica con i democratici e nello stesso tempo con una grande preoccupazione per il recupero della logica di violenza. In coloro ci sono stati coinvolti da quelli che esercitano una violenza santa in nome dello Stato Bashar, a quelli che sono stati presi in terroristici, cioè quelli che sono stati promotori della violenza, in caso è diverso, no? Questa è la verità. Queste indicazioni poi che ci offre il padre Paolo le troverete sul nostro sito, sul nostro dialogo.org, per chi volesse poi approfondire. E sicuramente stasera ci siamo posti il problema, ci abbiamo ragionato su che non è poco, ci siamo mossi dalle nostre case che non è poco, mi auguro che ci siamo mossi anche mentalmente e anche con il cuore, perché il problema della nostra società è diventata una società arida, indifferente, ci vuole la bomba atomica per farci cambiare un po', io non lo so cosa ci vuole. Non piangiamo più, non crediamo più, non crediamo più insieme, è una cosa tremenda. Io mi pongo veramente il problema del futuro dei nostri giovani figli e anche del nostro mondo che viviamo. Però i segni della speranza ci sono, secondo me. Qualcuno ci ha dato queste due meravigliose persone che abbiamo incontrato stasera, e tutti voi in fondo che sono qui, se siete qui è perché già siete dei germogli del cambiamento. La primavera verrà, anche se c'è ancora il gelo, c'è la neve, ma sicuramente la primavera dobbiamo prepararla, ognuno per conto proprio. Ok? E con questo ci salutiamo, con bel applauso. Il calendario, Franco.